Ciao, ciao a tutti, finalmente, finalmente riesco a fare un video. Spero di riuscire ad arrivare fino in fondo a questo video, nel senso che ho iniziato a farlo già da mezz'ora, però mi fermo perché dimentico qualcosa e riparto da capo. In realtà oggi è sabato e stavo andando dal parrucchiere pomeriggio, mi stavo preparando, però ho detto, beh, a questo punto. Visto che ho fatto presto, insomma, che se vado adesso dal parrucchiere trovo pure un bel po' di gente, magari ci vado più tardi quando stanno ormai terminando i clienti, quindi devo fare tanto uno shampoo. Quindi e ho detto adesso mi siedo e faccio questo video, anche perché mi è venuta un'idea, quella di fare video più brevi e magari più frequenti, magari settimanalmente. Forse più interessanti o meno interessanti, però almeno sarò più presente qui sul canale, anche perché ultimamente, ecco, io mi accorgo che passa troppo tempo tra un video e l'altro quando vedo arrivarmi messaggini affettuosi da persone che magari mi seguono volentieri e mi chiedono se è successo qualcosa perché non mi vedono qui sul canale. Io vi ringrazio, vi saluto e sono contenta, insomma, di ricevere questo affetto da parte vostra. E questo mi incentiva a organizzarmi per fare dei video. Io in realtà ho in mente vari tutorial anche, e un capello che mi sta dando fastidio, scusate, e quindi devo assolutamente farli. Però ecco, impegnandomi facendo queste cose in maniera breve, penso che riuscirò a farmi vedere di più. Allora, prima però di parlarvi delle creazioni, vi parlerò di queste due creazioni che sto indossando, ecco, questi orecchini e questo ciondolo di cui ho fatto anche un'altra versione che ho qui sul tavolo e vi mostrerò fra poco. Volevo salutare assolutamente Ilaria Trimarchi, che sicuramente molte di voi che frequentano i vari gruppi su Facebook conoscono anche sotto il nome di Mon Petite Chérie Mentina. Anche lei ha organizzato un gruppo, Artiste Piperite, se vi ricordate, adesso non c'è più questo gruppo, perché lei da che era tessitrice di perline, non mi veniva la parola, ecco, adesso non stacco perché, uffa, sbaglio sempre a dire cose, faccio gaffe, vabbè, quindi perdonatemi, ma continuo. Ecco, lei nel frattempo è andata a Roma e si è specializzata, è diventata designer di gioielli. Io sono felicissima per lei, per questo suo percorso. E mi auguro che vada avanti e faccia cose sempre più belle per lei. E parlando mi ha detto che ha una pagina su Facebook, l'ho anche vista, molto bella, dove ci sono, ecco, quello che lei fa. Insomma, le sue creazioni e anche su Instagram. Io spero di farle una cosa gradita, ho deciso di mettere sotto a questo video il link di queste sue pagine, così che anche voi che la conoscete potete vedere, magari cliccare mi piace in questa paginetta, per condividere con lei, insomma, queste cose che lei fa. Sono, ripeto, contenta di questo suo progresso e spero di vederla anche di persona, di vederti anche di persona, perché ecco, col fatto che lei va a Roma, torna a Napoli, insomma, è difficile che ci incontriamo. Quindi spero al più presto di poterti vedere da vicino. Nel frattempo ti mando un bacio e poi ci vediamo, dai. Ok, allora io adesso devo farvi vedere questi orecchini. Adesso faccio un po' di zoom, ecco, penso che da qui riuscite a vedere di che si tratta. Sono questi orecchini, dei quali non ho ancora dato un nome, fatti così un po' ovali, sembrano degli ovetti di quelli di cioccolato. E questa è la grandezza, così potete vedere, magari dalla foto non si vedeva bene. Li ho fatti in varie versioni, questi sono con le 11.0, le locali 11.0. E ho deciso di fare anche una prova con le 8.0, però poi ve le faccio vedere in un altro video. Adesso vedrete la versione di questi qui con le 11.0. E di questi ci voglio fare un tutorial, ecco, per farmi perdonare del periodo di assenza che c'è stato qui sul canale. Sarà quindi il prossimo tutorial che farò, quindi preparatevi con Rocaille 11.0 di due colorazioni. E poi anche con dei cipollotti. Adesso le misure non mi sono dimenticata perché all'interno ci ho inserito dei cipollotti, ecco, per non far chiudere le perline su se stesse, quindi schiacciare questa forma.
ho trovato più pratico, ecco, riempire questo vuoto all'interno con dei cipollotti. Adesso non ricordo le misure, magari le metto sotto sempre al video. Vi do le indicazioni per quanto riguarda, ecco, la realizzazione di questo tutorial. Poi c'è questo ciondolo, adesso vabbè, non so se riesco a farvelo vedere. No. Questo qui, vabbè, forse è meglio farvelo vedere più da vicino. Vabbè, adesso vedete sul collo dove arriva, come ho fatto. Io praticamente ho, poi vi farò vedere anche da vicino, ho deciso, come faccio spesso, di fare il cordoncino qui con le perline, perché a volte capita che magari il colore adatto alla lavorazione che ho fatto del ciondolo stesso non mi piace, magari la catenina o magari il cordoncino, eccetera, e quindi risolvo la cosa mettendo le perline che ho utilizzato nella lavorazione. L'ho fatto anche in un'altra versione, vabbè, ve lo faccio vedere qua, ma me lo farò vedere girando poi la telecamera. E ci riusciamo? Sì. Ed è questo è un po' più elegante, quell'altro che ho al collo è un po' più sull'etnico. Di questo ciondolo invece io non farò un tutorial, ma ho fatto un tutorial fotografico che ho inserito sul negozio che ho su Etsy. Già ci sta, magari metterò qui sotto il link del negozio, appunto, per chi fosse interessato. E questo l'ho lavorato con le Mini Duo, ed è venuto questo tipo di lavorazione. Ok, ho detto che farò video brevi, quindi adesso giro la videocamera e vi mostro queste creazioni. Allora, eccomi qui con i lavoretti che volevo mostrarvi. Questi sono gli orecchini che stavo indossando. Eccoli qua, adesso cerco di zoomare. Eccoli qua, questi sono i famosi orecchini che ho postato su Facebook e che ho messo prima all'orecchio e che avete visto. All'interno hanno questi cipollotti di cui vi parlavo, adesso ve li faccio anche vedere. Io ne uso due per ogni orecchino, perché in questo modo si mantiene bella cicciottosa. E infilo poi, ecco, all'interno un chiodino inserendolo nei fori dei due cipollotti e poi chiudo qui sopra, ecco, inserendo anche delle coppette, e chiudo qui con appunto una solina e poi la monachella. Ovviamente questo modulo, questo lavoretto può essere utilizzato anche per farci dei componenti per una collana e, come dicevo prima, utilizzando le 80 viene più grande e quindi si può realizzare qualcosa di simpatico, come ho fatto io. Adesso ve lo mostro. Prima però volevo mostrarvi anche gli altri colori che ho fatto. Ho fatto questa colorazione qui. E in questo caso ho aggiunto, ecco, per chiudere anche due perline della stessa colorazione qua sopra, per allungarlo un pochettino. Ecco l'altro compagno. Eccoli qui. E poi quest'altro colore. Io già le indossate, mi sono piaciute tantissimo, che sono delicati, però hanno questo effetto pendente carino all'orecchio e quindi mi piacciono. Come vi dicevo, ho fatto anche una prova con le 80 che però non ho chiuso e quindi è uscita fuori questa campanellina. Adesso con sta luce non è che si vede chissà che cosa, anche perché i colori che ho usato sono sul bronzo e crema, quindi il tempo è quel che è, qua fuori come è grigio. E quindi questa è la lavorazione. Ho praticamente chiuso solo dalla parte superiore, lasciando aperto sotto, e si è fatto questo fiorellino a campanellina. Ho inserito un cipollotto bello grosso con questo pendente sotto e ci ho fatto una collana, ecco, inserendo anche questi altri elementi. Una bella collana lunga, ovviamente in bronzo, i colori che piacciono a me. Ne voglio fare un altro, ecco, con colori un po' più accesi, eh. E poi magari facendo anche una sfera, che poi più che sfera, insomma, qualcosa di ovale, chiudendo anche questo sotto, facendo come ho fatto in questo caso, e vediamo che ne esce, magari come orecchini. Quindi praticamente per la settimana prossima mi sono impegnata con voi per fare questo tutorial. Spero che gradite, insomma, questa cosa. Poi mi fermo un attimo perché sto notando che si sta scaricando la batteria, un attimo solo.
No, non era la batteria che si era scaricata, praticamente si era riempita la memoria, però ho approfittato per farvi vedere le foto di questi orecchini, anche di questo lavoretto che ho fatto, così almeno avete idea di quello che potete realizzare con il tutorial che ci farò. Ovviamente, per chi non segue i miei video e non ama fare questo tipo di lavorazione, ma ama queste lavorazioni, c'è la possibilità di acquistarli. Magari mandandomi un messaggio su Facebook, io ho anche una pagina che metterò qui sotto, ecco, ci sono le foto, ci sono i prezzi, eccetera. Quindi chi volesse acquistarli invece di volerli lavorare, lo può fare, ecco, andando sulla mia paginetta che appunto metto qui sotto al video. Ovviamente la stessa cosa anche per quanto riguarda le altre cose. Allora, adesso vi mostro questo ciondolo invece. Questo è quello che stavo indossando, che a me piace tantissimo con questa colorazione blu e questo color bronzo di questo ciondolo. In pratica io ho incastonato il Rivoli, che è un 14 mm, qui all'interno e l'ho coperto facendo questo lavoretto qui sopra, questa stella. E di questo lavoro, come vi stavo dicendo, adesso faccio vedere anche l'altro, forse si vede anche meglio. L'ho fatto con le mini duo e questi ghirigori che però adesso qui non si vedono, magari con la foto si vedranno meglio. Adesso dopo avervi mostrato questi lavori, sicuramente metto le foto così vedrete nei dettagli la lavorazione. E di queste due questi ciondoli c'ho lo schema fotografico che ho inserito sul mio negozio che si trova su Etsy, e così che per chi ama questo genere di lavorazione potete scaricare dal mio negozio praticamente il PDF che vi arriverà via email e potete seguirlo passo passo. Ci sono le foto di tutti i passaggi di questa lavorazione. E come vi dicevo prima, non so se ve l'ho detto, però perché ho fatto 50 volte l'intro, quindi può darsi che non l'ho detto. Io amo poi, per quanto riguarda queste lavorazioni, proseguire la lavorazione facendo la catenina con le stesse perline in modo tale da completare il lavoro in questo modo. Anche queste le troverete per chi non ama fare questo tipo di lavorazione, ma ama queste creazioni, potete trovarle sulla mia paginetta che si trova su Facebook. E sicuramente le metterò anche su Etsy, perché voglio provare a inserire queste creazioni anche lì per vedere di fare una vendita di queste creazioni, perché poi si fanno e poi fa piacere anche venderle. Ok, credo di aver detto tutto. Wow, ho fatto veramente un video, credo veloce e breve, con queste creazioncine. Ho altre creazioni da mostrarvi, però ecco, faccio video un po' più brevi così riesco più a organizzarmi e così ci vediamo più spesso. Ok, io nel frattempo vi saluto, per la settimana prossima ci vedremo per il tutorial di questi orecchini. Spero di farvi cosa gradita e nel frattempo vi saluto e alla prossima. Ciao!